La qualità delle mie relazioni è direttamente proporzionale alla qualità della mia comunicazione. Quindi se io voglio imparare, anzi, se io voglio avere relazioni più forti e durature in qualsiasi ambito, che sia relazionale, personale, professionale, io devo essere un abile, un abilissimo comunicatore. Allora, una delle cose più importanti che noi insegniamo ai nostri corsi è che prima di accedere ai corsi dove impariamo proprio le tecniche di comunicazione persuasiva, di comunicazione veramente efficace, ma quella vera, non quella proprio così, due dritte, olè, no, no, proprio come funziona la mente, come si interpretano le informazioni e come persuadere una persona a convincersi di un qualcosa piuttosto che in un altro, chiaramente dando sempre un valore aggiunto costruttivo. Non insegniamo a fregare la gente. Poi è chiaro che la comunicazione è un mezzo potentissimo e le stesse tecniche le puoi utilizzare a far del bene o a far del male, le tecniche sono le stesse, ma la cosa più importante è capire che se tu comunque non comunichi, non porti un valore aggiunto a una tua comunità, a una persona, poi dopo cioè, viene fuori, quindi oggi più che mai è fondamentale entrare e capire in quest'ottica. Ma a parte questo, chiudiamo questa parentesi. È molto importante capire che per poter applicare tecniche di comunicazione efficace, persuasiva, quello che vuoi, linguaggio del corpo, linguaggio non verbale, andare a capire, mandare segnali subliminali, insomma, un insieme di cose, devi imparare a gestire le tue emozioni, devi imparare a riconoscere e modulare, influenzare, incanalare le tue emozioni, perché tanto più saremo aperti verso le nostre emozioni, tanto più riusciremo a percepire le emozioni degli altri e a influenzare le emozioni degli altri. Una comunicazione efficace non può non tenere in considerazione il fattore emotivo, perché gli esseri umani, in quanto tali, sono esseri emotivi, non sono razionali, per lo più sono emotivi, prendono decisioni emotive e poi le giustificano queste decisioni con la ragione. E allora a tutti piace acquistare, ma a nessuno piace che gli si venda qualcosa e le persone agiscono, comprano in base a due fattori più di altri. Non perdere un'occasione. Realizzare un sogno. Dopo questo piccolo resumé con qualche spunto per migliorare la tua comunicazione, io ti saluto, tu clicca nel link, accedi alle risorse gratuite che stiamo promuovendo in questo momento, quindi puoi accedere cliccando il link che c'è qui in basso, in alto, a seconda del canale social. Guarda le nostre testimonianze, accedi ai corsi gratuiti online a pagamento, perché poi chiaramente quelli gratuiti sono per far capire che c'è un mondo, ma per poi sviluppare queste capacità bisogna andare in palestra e allenarsi. Qui non stiamo parlando di un allenamento fisico, ma stiamo parlando di un allenamento di capacità che fanno la differenza, che migliorano la tua capacità di comunicare in modo efficace con le altre persone, che quindi ti portano a migliorare la tua vita e di conseguenza quella degli altri. Clicca sul link e ci vediamo dall'altra parte. Ciao!